Ragazzi, una baracca di mi piace su questo video e domani arriva immediatamente il primo spacchettamento anche sull'account del buon Fabio. Lo aspetto questa sera e lo registriamo insieme, ma vi avviso che oggi pomeriggio circa le 15:30 farò una live su Twitch in cui andiamo a scoprire meglio il My Club di PES 2020. Ebbene sì, PES 2020 è arrivato e in questo nuovo video andiamo a fare il mio primo spacchettamento e ragazzi preparatevi perché ho preso la Legends Edition e quindi abbiamo anche una leggenda assicurata. Di conseguenza massimo supporto, porco cane, allora mamma mia non vedevo l'ora ragazzi miei, iniziamo immediatamente il My Club di PES 2020, non vedo l'ora di spacchettare. Non vedo l'ora di spacchettare. MyClub ti offre una piattaforma per costruire il club dei tuoi sogni mentre affronti rivali da ogni angolo del mondo. Allora, Europa. Potrei mettere anche Gabon in realtà, perché io ho la doppia nazionalità. Però diciamo che voglio mettere nazionalità italiana. Ora selezioniamo il club che servirà da schema base per la tua squadra. Quindi noi andiamo ovviamente a Serie A Team Ragazzuoli e andiamo su AS Roma. Perché? Perché sono romanista e mi piace Roma, Rom predefinito, va benissimo così. E se comincia ragazzi, allora Sabatini 4-2-3-1, Aramburu, io mi prendo sempre Aramburu, 4-3-3 ragazzi, andiamo sul sicuro perché è il modulo con cui mi trovo meglio in assoluto. Modulo fluido, pressing aggressivo, area di contenimento sulle fasce, andiamo avanti. Ecco da dietro. Allora, prima devi rinforzare il tuo club. Ragazzi, periodo contratto 4, cioè abbiamo Aguero, Hazard, Van Dijk, oppure Ramos, Lewandowski 5 partite, De Bruyne 5 partite, Salah 5 partite, Modric 6, Busquets 6, Sterling 6, David Silva, Kanté, Bernardo Silva, Pjanic, Jordi Alba, Dybala 8 non è male, Kimmich 8 non è male, Marcelo 9, Müller 9, Azpilicueta, Toven, no, sapete che vi dico? Voglio fare una cosa, ragazzi, nelle 5 partite Mohamed Salah potrebbe farci la differenza. Quindi per 5 partite abbiamo a disposizione Mohamed Salah. Questa è la formazione che ci è stata assegnata. Ovviamente si parte dai palloni bianchi, quindi quelli un po' più scarsini. Ma adesso andiamo a spacchettare qualcosina. Il tuo club, sei pronto per partire? Che succede? Tenere GP, giocato partite, competizioni, e vinci, e smadonni. Perché le smadonne non mancano mai. È giunto il momento di provare un po' di meccaniche essenziali. La gestione della squadra, come tutti gli anni sappiamo ormai come funziona. C'è l'affinità tattica tra i vari giocatori e dipende molto anche dall'allenatore. Quindi direi di andare avanti senza perderci troppo in chiacchiere perché comunque sappiamo come funziona. Seleziona Major e conferma con X. Lo confermiamo, seleziona l'icona e lo andiamo a sostituire. Ci fa vedere, ragazzi miei, come aumenta l'affinità a 77. Perché? Perché quel giocatore, quel determinato giocatore è più affine con l'allenatore che io ho preso. Quindi possiamo creare la rosa, gestire i calciatori, fare veramente di tutto e di più. Per costruire una grande squadra ti servono ancora nuovi talenti, quindi ci fa vedere come acquisire un nuovo giocatore. Vi ricordo che ovviamente questo è un agentino speciale di quelli semplicissimi, ci fa vedere il profilo con l'elenco bersagli. È cambiato quest'anno l'elenco bersagli, secondo me molto più carino, quindi in questo agente, mamma mia ragazzi, pure Rajana Ingolan, Kossien Lee pure non è male, Falcao, Payet, Muslera, Kolarov, mamma mia De Rossi ancora, no, 82... Vabbè, comunque sia, c'è possibilità di pescare parecchia robetta. Quindi torniamo indietro. Come si fa? Usa agente. Voglio ovviamente usare questo agente. E qualsiasi giocatore ovviamente va bene, ragazzi, perché siamo con tutti i palloni bianchi. Quindi è svincolato. No, no, è Turchia. Campionato turco. Vediamo un po' chi ci ha tirato fuori come pallone oro. È un portiere, portiere del Galatasaray, e vediamo un po' chi è, fa le paratine pecorine, Muslera ragazzi, Muslera sicuramente un ottimo portiere per cominciare, 83 di overall ma a livello 1, quindi possiamo portarlo minimo al 30, ma credo che anche quest'anno si arrivi a livello 50, non vorrei sbagliarmi, guardate che belle le grafiche rinnovate e soprattutto cominciamo a raccogliere recupero resistenza che fanno sempre comodo. Adesso vediamo come poter ingaggiare anche tramite gli osservatori, quindi vabbè, esattamente come lo scorso anno. Andiamo ad inserire quelli che sono i giocatori,
Michael, qua te dà ovviamente tutte le possibilità con quel determinato osservatore. Andiamo avanti e aspettate che andiamo a mettere anche sotto i 24 anni, dobbiamo proprio mettere tutti e tre gli argentini, quindi slot non specificato, posizione punta. Potrebbe essere una pippetta di quelle esagerate, probabilmente pallone bianco. Questo è fatto a tutorial per farci vedere come poi possiamo agire nel gioco man mano che andiamo avanti. E c'è la possibilità tramite gli argentini, pallone bianco immaginavo, ovviamente di... Ecco, è una pippa di quelle, Sireling, ok, Pleasure Heart, 20 anni però, 20 anni potrebbe salire e crescere. Che belle magliette nuove della Roma, ragazzi miei, con il logo della Serie A Team, finalmente! E quindi le aste, qui c'è la possibilità di prendere, le fa vedere le aste, le cose, credi di avere tutte le informazioni necessarie per ingaggiare il tuo obiettivo, allenamento, puoi allenarli e ovviamente ti dà la possibilità. Un'introduzione alle categorie partite My Club, ci sono le sfide giornaliere in cui ovviamente partecipando possiamo ottenere ricompense. Le partite classificate le conosciamo tutti. My Club Co-op, tre utenti si coalizzano per giocare una partita insieme, sicuramente una cosa di quelle fighe. E iniziare la tua, iniziamo la nostra carriera My Club. Adesso prendiamo proprio il potere del gioco, quindi andiamo al record My Club, vediamo cosa abbiamo accumulato, 150 monete My Club che andiamo a riscattare tutte insieme, ma adesso facciamo sul serio, perché in posta in arrivo dovremmo avere, eccola, oh my god, ragazzi, Leo Messi, ovviamente contratto di prestito, ma soprattutto Legends Ronaldinho, Legend Agent, quindi una leggenda assicurata e anche una bella, insomma tanta roba da spacchettare. Ve lo ripeto, una baracca di mi piace, e domani arriva anche lo spacchettamento del buon Fabio, del buon Fabio. Ovviamente Messi, ragazzi, è in prestito per 10 partite, non ce lo abbiamo a titolo definitivo, ma per 10 partite mi ci posso stare senza troppi problemi. Vi ricordo anche, seguitemi su Twitch perché oggi pomeriggio live su PES credo alle 15.30, quindi mi raccomando, eccolo là, la maglietta da Roma, sarebbe un sogno di quelli assurdi. Ma adesso facciamo sul serio, l'ho detto e lo ripeto, facciamo sul serio, andiamo però, no, ho sbagliato, chiedo scusa, chiedo venia, vado a record My Club, sicuramente altre 50 monete My Club ce le andiamo a riscattare, fanno sempre comodo perché poi ci danno la possibilità di aprire nuovi pacchetti. Andiamo su agenti e vediamo tutto quello che abbiamo. Gli agenti top per il momento non possiamo spacchettarli. Ci abbiamo un premium agent, profilo, andiamolo a guardare. C'è solo il 2% di pallone nero, ma ovviamente la possibilità di pescare tantissimi giocatori forti. Probabilmente capiterà una pippetta, però... Ah, Legend Konami Partner, quindi è il livello 1, un giocatore tra Barcellona, Manchester, Bayern Monaco e Juventus. Poi c'è Ronaldinho e poi ci sono anche due Black Ball. Io comincerei proprio riscattando Ronaldinho, ragazzi miei. Dobbiamo prima vedere il profilo. Ovviamente è 100% pallone... Pallone... Perché pallone oro? Ronaldinho... Ah, mi sa che ho capito. Vogliamo scommettere che Ronaldinho ha 40 anni? Guardate, sicuro al 100%. Allora, eccolo, perché se non si spiega. Comunque è una leggenda, è una leggenda e dovrebbe essere a livello 1, quindi possiamo pomparla e farla diventare sicuramente più forte. Eccolo qui, ragazzuoli miei, è Ronaldinho con la panza, è Ronaldinho con la panza come immaginavo. 81 pallone oro a livello 1, classico numero 10, comunque all'inizio può tornarci sicuramente utile e farci comodo. La maglietta da Roma è in sogno, anche a 40 anni potrebbe fare la differenza a mio modo di vedere nella Roma, ma va bene così. Andiamo avanti, allenamento tattico, andiamo ad agenti speciali e io direi di aprirci il premium agent. Abbiamo già visto che c'è possibilità di pescare qualche pallone importante, però probabilmente ci capiterà una peppa di quelle esagerate, come è normale che sia. Se ci dice bene campionato inglese potrebbe essere, chi lo sa, un oro, mi accontenterei veramente. Calla, te pare. Vabbè, non mi aspettavo niente di più. Comunque dell'Leicester, ragazzi, All Brighton. Bisogna mettere le patch per il campionato inglese, ma state tranquilli perché arriverà senza troppi problemi. Di solito sappiamo che introducono patch o cose, farò il tutorial e quindi poi andremo a modificare tutte le formazioni del campionato inglese. Comunque, per cominciare anche All Brighton, questo spara addirittura.
c'ha la sindrome de Piontek. Ah, ovviamente è un pacchetto da 3 giocatori, quindi andiamo sicuramente a rinforzare un minimo la squadra, il che non guasta mai. E andiamo ancora avanti, perché adesso iniziamo a fare seriamente. Io direi di andare sul Konami Partner. Questo è un 100% pallone nero assicurato e, lo ripeto, un giocatore tra Barcellona, Bayern Monaco, Juventus e Manchester United. Quindi qua come caschiamo, vediamo qual è quello più scarso. Süle, De Jong, Hernandez, insomma c'è tanta roba. Ovviamente ragazzi spero di beccare il Ronaldo, Messi, Suarez, Piqué, Lewandowski, De Gea, Griezmann, Neuer della situazione, ma anche un Ter Stegen, insomma tanti giocatori a disposizione. Aspettate che non ho capito quale sto ingaggiando. Lo andiamo ad ingaggiare immediatamente e speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte. Di conseguenza, lo ripeto, è un pallone nero assicurato. Mi sa che mi ha detto male. Vediamo un po', è De Jong forse, ragazzi. Mi sa che è De Jong. E De Jong è veramente tanta roba. Ma è De Ligt, scusate, è De Ligt. 86 di overall, che per cominciare, ragazzi, è veramente tanta roba. Questo lo possiamo allenare e portare a livelli elevatissimi. Difensore centrale a livello 1 è 86, lo possiamo portare, non so se a livello 30 o 50, comunque diventa veramente fortissimo. Se può guardare De Ligt che ha maglia da Roma, è un sogno, una cosa di quelle pazzesche. Ma va bene così, quindi ce lo prendiamo, ce lo portiamo in rosa e adesso andiamo avanti. Io sono indeciso se pescare i Black Ball livello 1 oppure se andare sulle leggende. La leggenda mi sa che ce la riserviamo per ultima. Anche qui ragazzi c'è l'imbarazzo della scelta, tutti i palloni neri del gioco, quindi male che ce va ragazzi. Sicuramente è un 85, vediamo, quello più scarso tra virgolette 85 di overall è Timo Werner, che non mi farebbe schifo. Süle, Rodri, De Jong, Donnarumma, insomma tanta roba a disposizione. Ce ne spacchettiamo uno e andiamo immediatamente avanti, perché la mia nuova rosa inizia a prendere piede e vediamo quale sarà il pallone nero che il gioco mi assegnerà per questa nuova avventura su PES 2020. Il campionato è inglese. Sinistro, un altro portiere, mannaggia la miseria, e questo è Schmeichel, ragazzi. Comunque, portiere pallone nero non ce l'ha, è Pickford, scusate ragazzi miei, è Pickford, perché ho flashato Leicester, ma in realtà ragazzi miei ovviamente è l'Everton. Con le magliette così non si capisce molto, ma lo ripeto, con le patch andremo a sistemare il tutto. 85 in porta per cominciare, è veramente tanta roba e lo vedo anche abbastanza pronto, il che mi fa molto piacere. Lo mandiamo immediatamente avanti, aggiungendolo ai membri My Club e continuando con una nuova spacchettata. Questo ball opening sta per terminare, ma comunque abbastanza corposo, ve lo ricordo ancora una volta. Questo pomeriggio venite su Twitch, link in descrizione, campionato italiano, perché ragazzi continuiamo il My Club. Piede destro, non capisco la squadra, è l'Atalanta e questo è il Papu. Baila Como el Papu! Baila Como el Papu, ragazzi, all'inizio Papu Gomez tantissima roba, 85 di overall, livello 1, ripeto devo ancora capire il livello 1, ma comunque secondo me questo all'inizio può farmi veramente tanto la differenza. Guarda che roba, spara, gli piace sparare, vabbè, allora, quindi, benissimo così e andiamo avanti con l'ultimo pacchetto, che è quello più importante. Ve lo faccio vedere immediatamente perché ho preso la Legends Edition, però altrimenti non ce lo avrete. Maradona, Cruyff, Oliver Kahn, Vieira, Nedved, Batistuta, Beckham, Totti non lo prenderò mai, Matthaus, Nakata e Park Ji-sung. Preparatevi perché sicuramente prenderò uno di questi. Difficilmente riuscirò a prendere Maradona o comunque giocatori di calibro più importante, ma è pur sempre una leggenda all'inizio del gioco che mi vado a spupazzare con molto piacere. Eccola! La leggenda! E quindi vediamo il gabbone con quale leggenda comincerà PES 2020. Destro e... No, regà! Regà, mi sembra Totti! Regà, questo è Totti! Regalo più bello per me non poteva esserci, ragazzi. Cominciamo con Francesco Totti. L'anno scorso sul PES 2019 non sono riuscito a trovarlo, ci ho provato in tutti i modi, a tutti gli account, a spacchettà. Primo pacchetto, questo è il regalo più bello, questo è il regalo più bello. PES mi ha regalato Francesco Totti dall'inizio dell'anno. Sono
contentissimo. E adesso però ce lo andiamo a spupazzare nella formazione, ragazzi. Bellissimo. Number one, non ci posso credere, che regalo che mi hanno fatto! Me lo vado a sistemare in formazione e vi faccio vedere la formazione che ho attrezzato finora. Un attimo di pazienza, so eccitatissimo! Mamma mia, raga, ho aggiornato la mia formazione titolare, guardate qua. Allora, Muslera ovviamente riserva portiere, poi ho lasciato in panchina Albrighton e Ronaldinho insieme a Leo Messi in prestito. Messi lo doserò perlomeno all'inizio. Bengtson, De Ligt, questo va bene, pallone bianco, Pickford in porta, di qui ci abbiamo Danilo Avelar, il centrocampo fa particolarmente schifetto, quindi ragazzi possiamo sicuramente fare una cosa del genere, non me ne ero accorto, ma soprattutto là davanti partiamo veramente col botto, ho deciso di mettere Salah in prestito sulla destra, ma non lo so, boh, vediamo. Magari potrei anche fare una cosa di questo tipo per il momento, perché questi ragazzi vanno veramente dosati tantissimo, soprattutto all'inizio. Francesco Totti mi sa che me lo gioco, prima punta barra falso 9, e Papu Gomez sulla sinistra. Quindi sicuramente un'ottima formazione, ma soprattutto sono felicissimo, ragazzi, sono felicissimo. C'ho Francesco Totti a livello 1, che può arrivare massimo a livello 30, leggo. Vedete poi i livelli, ecco, c'è chi può arrivare al 62, chi al 33, chi al 47, insomma, come l'anno scorso. Totti però dall'1 posso portarlo al 30. Come minimo è 93-94 di overall. Io quest'anno Totti non lo schiodo dalla formazione titolare. Una baracca, posso crede Totti, una baracca di mi piace. Su questo video arriva subito il nuovo ball opening sull'account del buon Fabio, in cui andiamo a spacchettare tutti i suoi pacchetti e vediamo con chi comincerà questo nuovo My Club di PS 2020. Quindi supportatemi, e lo ripeto ancora una volta, seguitemi su Twitch ma anche su Instagram. Su Instagram vi avviso quando vado in live, e su Twitch e su YouTube. Oggi in live verso le 15:30, ragazzi, andremo a migliorare la formazione My Club del mio PES 2020. Tanti mi piace di supporto, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto, ma attivate anche la campanella a fianco al tasto iscriviti per non perdervi i miei nuovi contenuti. Vi arriverà la notifica sul cellulare, ma solo se attiverete la campanella a fianco al tasto iscriviti. Detto questo, appuntamento alla prossima con un nuovo video. Mi vado a godere Francesco Totti, ho preso Totti, ho preso Totti. Ciao.